Sì, sono d'accordo. Da dopo la partita ho ricevuto tanti messaggi da parte del tifosi dell'Avellino, dai tifosi pure dei Carpi, di altre squadre. Mi fa molto piacere. Pure io non ho messo questa foto per fare una polemica, volevo solo dire i miei pensieri. E mi fa piacere, voglio rispondere con un gol sabato, mi farà molto piacere. Dentro una parola ragazzi, non so se hai letto, ieri hanno risposto che non c'è stato alcun insulto razzista, ci sono stati degli insulti riferiti diciamo alla tua persona, al fatto di essere calciatore, soprattutto dopo quella protesta che c'era stata alla fine del primo tempo per il Ligure, però hanno respinto le accuse dicendo insulti razzisti noi non ne abbiamo mai rivolti. La testimonianza poi arriva anche dal referto arbitrale, dal giudice sportivo, non hai messo nessuna sentenza, tu ti sei lamentato soprattutto anche per l'atteggiamento degli arbitri. No, è vero, ho letto questa cosa che hanno detto che non hanno fatto niente. Io ero a 10 metri del pubblico e ho sentito le cose che dovevo sentire. E poi si dicono che non è vero, cose loro. A me non sono venuto per fare una polemica. Volevo solo dire il mio pensiero, che io lo so che è vero, non sono qua per inventare le cose. E poi rispetto all'arbitro, non è il suo lavoro di educare i tifosi, ma non fa niente. Passiamo alla prossima partita e dimentichiamo questa cosa. Passiamo al calcio giocato che Sì, meriti sì, sì. assolutamente. Benjamin, a Carpi abbiamo visto, abbiamo detto che sei stato senza ombra di dubbio il migliore in campo. Che cosa si prova però essere il migliore in campo, soprattutto per un attaccante, senza mai tirare dello specchio No, penso che sono tornato in forma e poi penso che si è visto. Diciamo che la squadra non è che l'abbiamo giocato bene bene, però abbiamo messo l'atteggiamento giusto. Siamo venuti con cattiveria, volevamo portare la vittoria, pure se abbiamo pareggiato, però penso che potevamo vincere questa partita con un po' più di serenità, ma bene, spero fare un'altra prestazione a questo livello sabato. Ciao Benjamin, Ciao. buonasera. Volevo chiederti un po' la tua analisi su questo inizio di stagione, forse ho avuto qualche problemino fisico che è un po' limitato, ma adesso l'hai detto tu. Stai bene? Poi su Intesa non altre mani, cercate, provate a fare qualche esame nello stretto. Solo i fondamenti forse non vi regolano tanti palloni giocabili per renderli pericolosi. Sì, non ci arrivano, però stiamo lavorando su questo e penso che i gol arriveranno, ci sono ancora tante partite. No, non ho sentito. Carpi è una grande squadra, viene dal Serie A, non è che possiamo andare là e vincere 5-0. Per me abbiamo fatto un'ottima partita. Diciamo che è vero che non facciamo 10 tiri a partita, però stiamo crescendo rispetto a 4 o 5 settimane fa. Penso che stiamo crescendo e speriamo continuare così. Benjamin, come vedi questa sfida contro il Pisa, una Pisa in crisi di risultati, è finito forse un po' l'effetto dopo
la promozione in Serie B e soprattutto dopo queste difficoltà dal punto di vista societario ancora non le hanno risolte, penso che in generale sia davvero difficile scendere in campo quando poi dietro non hai delle garanzie dal punto di vista societario. Sì, ma non dobbiamo pensare a loro. Noi dobbiamo sapere che stiamo in una situazione un po' delicata e che sia la più forte o la meno forte, la squadra in crisi o no, dobbiamo ammazzarli a casa, dobbiamo solo vedere a vincere questa partita giocando bene o giocando male, però dobbiamo vincere, dobbiamo pensare ai punti. È un invito di gran parte dei tifosi. Tu hai detto pubblicamente che per voi come Lombardi, che avete un gruppo WhatsApp in cui siete in costante comunicazione, il rapporto tuo e della squadra con la Lombardi? No, il mio rapporto con il mister è buono, crede tanto su di me, conta su di me tanto. E con la squadra è molto vicino con noi, cerca sempre di capire che cosa non va, che sia fuori o dentro il campo. Prova a stare molto vicino da noi, prende tutte le male parole da solo e questo mi dispiace perché quando lo vediamo dentro lo spogliatoio cerca di trovare una soluzione a questa situazione. Batterli. Va bene. Non so se avete già avuto modo di studiare appunto il Batrisi, è una squadra, come dicevamo prima, nonostante questa difficoltà, comunque tra le migliori difese del torneo. Viste le vostre difficoltà in attacco, come pensi che possiamo riuscire a scardinare questa difesa? No, non posso rispondere adesso, da domani si pensa alla partita di sabato, si lavorerà su questo punto. E non posso rispondere a questo. Ciao. Palermo, sì, hanno chiamato, però non si è fatto e penso che il presidente non mi voleva lasciare, me l'ha detto chiaramente. Ci saresti voluto andare? Certo, il sogno di andare in Serie A, però il presidente chi decide non sono io. Non ho capito la questione. Sui ragazzi come Ongar, sì, sì. Su Mare, come stai vedendo che loro che sono un po' più giovani di te, il loro percorso di crescita in questo periodo? Sì, su Mare è la terza stagione, penso che sta qua, ha un po' più di maturità e si vede che ha preso un po' di fiducia questo anno. E sta crescendo, penso che può fare belle cose questa stagione. Omenga è la prima stagione come professionista. Ci vuole un po' di tempo, però si vede già che ha tante qualità. E penso che sono due giocatori che possono fare una grande carriera.